per certi versi storica, perché due giorni prima il club entra nel suo 90° anno di età, e una serie di concomitanze, ovviamente anche un lavoro che parte dal pre-Covid, ci ha spinto a costruire un qualcosa di diverso. E la costruzione di questa giornata partirà già alla mattina alle 11 in due sedi diverse, il Battaglini con una festa del rugby, quindi un raggruppamento di mini rugby, e contemporaneamente la sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi avverrà la premiazione di quelli che probabilmente sono i protagonisti di questa giornata, ovvero i Legends Rossoblu. Chi sono i Legends Rossoblu? Sono tutti quei giocatori che hanno più di 100 caps. Sarà quello il momento istituzionale con il commissario, con il presidente della provincia, con altre autorità che celebreranno appunto questi giocatori, che dopo insomma, un lungo lavoro fatto insieme a Mondovale, insieme a Willy Roversi, siamo riusciti a ricontattare e a ovviamente coinvolgere in questa giornata. La giornata poi si svilupperà qui al Battaglini, i Legends con le varie autorità, i vari ospiti si trasferiranno in clubhouse per il classico pranzo, e tra il primo e il secondo tempo ovviamente ci sarà il momento in cui il Battaglini, lo stadio, quindi potrà riabbracciare tutte queste leggende, questi miti, questi giocatori che hanno creato la storia del club. È ovvio che la